Birra, l'argomento birra trattato da me, conoscitore italiano, e da Porfo. 90, ciao a tutti. Buonasera, caro Porfo, eccoti qui in mia compagnia. Oggi, stasera, parliamo con te dell'argomento relativo alla birra. Prima parlerò io, poi ti cederò la parola e ti farò delle angelicate domande. Innanzitutto, io sono un bevitore di birra. Eccola qua, la vedete, vero? Eccola la birra. Ora la birra si è trasformata in Porfo, ora Porfo è nascosto dalla birra, non può vedere, in pratica c'è una testa avvolta da una birra. E al posto della birra c'è Porfo, ok, dietro. Ecco, ora è tornato Porfo. Allora, io sono un bevitore di birra, va bene, io però non sono un alcolizzato, l'ho già detto in tanti dei miei video, mi sono stancato, mi sono rotto le palle di trovare persone che continuano a ostentare e a dire, a ostinarsi a dire, ma sei un alcolizzato, basta, fatevela finita, non lo sono. Sono una persona che beve acqua e ogni tanto, qualche rara volta, una birra. Una birra non è la fine del mondo, già l'ho detto in tanti dei miei video. Il mio rapporto con le birre, fortunatamente, è buono. Io non mollerò mai e poi mai questa passione, perché ogni tanto la bevo. Una birretta ogni tanto si può fare, non è, ripeto, la fine del mondo. E ci sta perché mi fa bene, sento che mi dà piacere. Mi rinfresca, mi corrobora, mi disseta, dentro sono presenti vitamine, è presente del potassio, insomma è una bevanda che a me piace molto. Inoltre, siccome sono molto magro, per il fatto che se non erro contiene zuccheri, tra virgolette, può anche forse darmi la possibilità di ingrassare qualche chilo, dovendo ragionare in maniera assurda, no? Strana. Ma detto ciò, la birra per me è una bevanda piacevole. Mi dà piacere berla, mi dà soddisfazione, non mi lascia insoddisfatto, mi lascia sempre soddisfatto, felice e soprattutto tranquillo. Va bene? Ecco, il mio rapporto con la birra nasce da lontano, tra virgolette, io però fino a 20 anni non ho bevuto mai birra, sempre solo acqua. Poi dai 23-24 ho incominciato a bere birra ed ora eccomi qua. Bene, sano come un pesce, analisi perfette, donatore di sangue di 3 mesi mi reco ad un ospedale di Roma. Perfetto, non ho malattie, non ho cirrosi epatica, non ho virus, non ho niente, non ho un cazzo, va bene? Detto ciò, caro Porfo, voglio farti un po' di domande. Allora, la prima, com'è il tuo rapporto con la birra? Beh, io devo dire che con la birra la uso prenderla, berla quasi tutte le settimane, circa una volta, una o due volte a settimana, quando esco con gli amici oppure quando a casa magari ordino la pizza e l'accompagno con la birra. Quindi sono diversi anni quindi che la bevo, la preferisco ad altre bevande alcoliche, compreso il vino. Non solo perché è più leggera, ma perché è più fresca, ti dà quella sensazione di freschezza e soprattutto ti rinfresca anche. Soprattutto è più buona di sapore, secondo me. Il malto della birra è molto più saporito, lo trovo molto più saporito. Quindi anch'io sicuramente sono un consumatore di birra, chiaramente non in dosi elevate, e quindi un consumatore non Saltuario, saltuario. non santuario. Saltuario, sì, saltuario. E quindi no, non mi sono mai ubriacato, e ci tengo a sottolinearlo, ci tengo comunque a mantenere una certa sobrietà, pur non negandomi il piacere di consumare questa bevanda piacevole. Volevo chiederti, carissimo Andrea Porfo 90, diciamo così, quando è nato? Quando è nata la prima birra? Cioè, quando hai bevuto la prima birra della tua vita? Hai Credo forse 30 anni, giusto? sì, A che età la prima esatto. birra di Porfo 90? Circa 16-17 anni, Caspita, più o eri meno. precoce, Porfo. Beh, precoce, se tu calcoli che oggi, ancora oggi, tanti ragazzi la bevono verso quell'età, perché un po' per fare i grandi, un po' perché piace, è un'età che quindi Chi te l'ha comunque. offerta quella volta? Mi ricordo che la comprammo quando a casa con i miei genitori, perché io all'epoca non uscivo, non avevo amici, quindi ero sempre a casa. Però delle volte che magari mangiavamo la pizza in occasioni particolari, capitava che veniva comprata della birra, io la voglio assaggiare e quindi cominciai a berla a quell'età.
Ti è piaciuto subito oppure all'inizio eri un po' sgomento, non ti piaceva il sapore, No, mi è l'aroma? piaciuta subito. Aveva quel retrogusto amarognolo che all'inizio magari faceva un po' strano perché uno non è abituato, Poi però ti e sei sono abituato, giusto? abituato. Alla fine, sì, nell'insieme comunque l'ho trovata gradevole. Più o meno cosa percepisci quando bevi una birra? Ti senti meglio oppure sei sempre normale? Insomma, ti dà piacere? Sei soddisfatto? Ti emoziona? Che ne so, insomma, dai. No, mi dà sicuramente piacevole, quindi potrei dire che mi dà piacere perché comunque ha un buon gusto, quindi come tutte le cose che hanno un buon gusto, insomma, che delizia un pochetto il mio palato, è piacevole. Quindi posso dire sì, assolutamente sono buone sensazioni. Hai mai, c'è mai qualche amico, qualche amica che ti ha offerto una birra? Piccola Sì, qualche volta è capitato quando sono uscito con i miei parentesi, amici. quanti amici hai? Fai un conto. Allora, ne ho circa, Includendo anche me, sì, a ovviamente. parte te, ne ho altri 5 più o meno. Quindi nel complesso sono 7-8 persone. Sei un ragazzo che ha tanti amici, molto. Molto spesso qualche commento mi è arrivato da qualcuno che mi ha detto: secondo me Porfo 90 non ha tanti amici, invece quanti, scusami? 7-8, Non sono pochi. no, quelli che bastano, che perché ripeto, averne tanti secondo me non serve, perché poi più se ne hanno e meno si riesce a frequentarli, chiaramente, perché non sempre è possibile vederli tutti, soprattutto tutti quanti insieme, quindi io penso che una persona debba avere il giusto numero di amici, io con questi 7-8 amici mi trovo bene, Ci esci? ci esco, sì, tutte le volte che posso, quasi tutti i fine settimana. Poi chiaramente se avrò modo di conoscerne altri, di fare nuove amicizie, benvenga. Bravo, bravo. L'ultima domanda e poi ti saluto e vi saluto. Ti sei mai ubriacato? Cioè, la mia domanda è questa: ti sei mai ubriacato di vino e o di birra o di vino? No, non mi Riflettici sono. bene, mai in No, tontimento, no, no, mai. anche in compagnia? Esatto, sì, questo posso affermare con certezza, non mi sono mai ubriacato in vita mia e in un certo senso ne vado fiero, visto che tanti oggi lo fanno con molta Bravo, leggerezza, invece io mi sono mantenuto bravo, integro da questo punto di bravo, bravo. vista. Sei un ragazzo, azzardo a dire, da sposare. Mi auguro che troverai Sono una persona la tua. che non ama superare i limiti. Esatto. Questa è una cosa positiva perché molto spesso, anzi, nella quasi totalità dei casi, noto che ci sono persone che vogliono superare i propri limiti. E ciò, lasciami dire che è assurdo. Okay? Detto ciò, grazie, caro. F90. Ti saluto, ti ringrazio. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Leandro, conoscitore italiano, e di... Orfo 90. Ciao ragazzi, Ciao a buonasera, tutti. ciao.